E allora, amiche mie, vi ho fatto vedere prima le conchiglie arandelle, adesso facciamo le sfoglie con la marmellata. Va bene? La marmellata di nespole che ho fatto io. Perché la voglio gustare con questa buonissima pasta sfoglia. L'apriamo così. Ecco qua. Quindi andiamo a mettere la marmellata, poca marmellata dentro, non è che dobbiamo mettere tanto, poca marmellata, e non la mettiamo proprio fuori, vicino ai bordi, eh? Cerchiamo di stenderla. Leggera, leggera, così deve essere un velo di marmellata. Non tanto. Questa marmellata di nespole mi è uscita buonissima. Poi comunque io non metto nemmeno tanto zucchero, perché se no troppo dolce non mi piace. Ecco qua, no? A filo qua, eh? Ai bordi. Ecco. Ecco qua. Adesso vado a mettere un po' di zucchero, poco, eh? Un po' di zucchero. Ecco, basta così. Adesso la vado a rotolare, eh? Andiamo a rotolare. Piano piano così. Ecco fatto. Ecco qua. Adesso prendiamo un coltello, tanto ce l'ho qua, e andiamo a tagliare le estremità, perché la dobbiamo fare dritta. Dritta così, perché la mettiamo dritta così cerchiamo di vedere. Ecco qua, quindi io qua vado a tagliare dei triangolini, e prima facciamo questa parte qua. Ecco, questa la mettiamo da parte e poi la tagliamo, facciamo un triangolo, ok? Poi andiamo sempre avanti così, tagliamo, facciamo dei triangoli. Ecco qua, vedete? Qua. Forno sempre a 170 gradi,
per una ventina di minuti li lasciamo cuocere questi, eh. Ecco qua, abbiamo fatto, vedete? Ora prendiamo, prendo questo, no? Possiamo farlo anche con uno stecchino, ma io stecchini non ce l'ho, quindi prendiamo questo triangolino dalla metà qua, cerchiamo di fare così. Aspetta, vediamo se faccio così, così, e premo fino giù. Mi devono uscire così, eh? Vedete? Così. E poi li vado a mettere sulla carta forno. Voglio provare così, vediamo, casomai. Io ho paura, casomai li taglio. No. Vanno bene, ma ecco qua. Vedete? Devono uscire così. Perché le due parti si devono un po' arrotolare. Ok? Ecco qua, vedete amiche mie che sono carine, belle, sfiziose, sfiziose, super facilissimi e buonissimi. Ecco qua, e questi me li vado a infornare e dopo ve li faccio vedere cotti. Ecco qua, vedete che buoni? Ecco, vabbè, questi sono i bordi, io li vado a mettere lo stesso qua. Ecco qua. Ok, poi ve li faccio vedere più tardi come sono usciti, fateli che sono buonissimi. E allora, eccomi qua amiche mie, le sfogliatine marmellata sono pronte, anche queste sono pronte, hanno un profumo, guardate, guardate, vedete? Ripiene di marmellata. Andiamo qua, come brucio. Lasciamole raffreddare un poco, eh. Questa, una volta che si raffreddano, si diventano più croccanti. Ecco qua. Vedete che sono belle, guardate. Quando volete un dolce, prendete un rotolo di pasta sfoglia e vi fate queste cose qua che sono buonissime e leggere. Ok? Qua adesso io ci vado a spolverare un po' di zucchero a velo anche alle mie sfogliatine. Eccole qua. Ecco qua. Ok, amiche? Ciao, alla prossima. Mi raccomando, commentate e cliccate. Ciao.